Ciao ragazzi, allora, spero che la fotocamera regga, la videocamera regga, la batteria sta per esaurirsi. Al massimo registro quello che riesco a girare e poi niente, riprendiamo il discorso magari stasera o comunque appena carica la batteria. Allora, in questo video volevo farvi vedere appunto le cose che, appunto, senza appunto, gli ultimi acquisti che ho fatto di Neve Cosmetics, di un nuovo brand che si chiama You Are Cosmetics e poi alcune cose che ho preso da Kiko. Vi faccio vedere subito quello che ho preso di Neve, perché tanto sono un paio di cose. Adesso dividiamo per bene tutte le cose. Allora, dal sito di Neve ho preso come primo prodotto, ho fatto l'ordine esclusivamente per il Flat Perfection, tutto mi è arrivato dentro questa pochettina. La scatola l'ho buttata ieri perché ho la camera un caos, quindi ho dovuto fare un po' di ordine. Comunque, tutto è dentro questa pochettina molto carina. Questa è molto comoda perché ha l'apertura così. L'altra invece, le altre che mi sono arrivate, che ho qua, se non cade niente, ve la faccio vedere. Certo che se mi dilungo la batteria, vedete, le altre. Queste che mi sembra che mi erano arrivate si sono rotte le chiusure, vedete anche qua si è un po' rotta, vabbè, sono plastificate, quindi qui sono degli omaggi tra l'altro, accontentiamoci. Comunque ho preso il Flat Perfection, questo qui nella tonalità medium neutral. Allora, è una confezione che io l'adoro per come è fatta, perché è molto compatta, anche se si sta un po' rovinando qui la scritta, però comunque mi piace tantissimo la forma, è molto compatta. Allora, abbiamo lo specchietto e poi il prodotto. Io ho preso una tonalità che per adesso va piuttosto bene. Sicuramente quando prendo un po' più di colore, sto già sudando perché comunque c'è già caldo, caldo già da un mese. Quando prendo un po' più di colore, sicuramente risulta essere più scura, però per ora mi va benissimo. Infatti, vedete un po' la mano, ce l'ho già un po' colorata. Comunque, volendo, posso prendere una tonalità un po' più scura e mischiarle o fare insomma dei punti dove, per esempio, fare un leggero contouring in modo da insomma avere un effetto un po' più abbronzato. Comunque mi piace tantissimo, è appunto un fondotinta in polvere che opacizza, mi opacizza tantissimo. L'ho messo stamattina, copre, abbast cioè, copre abbastanza, abbiamo una, si parla di una media coprenza, copre abbastanza e mi ha comunque opacizzato bene. Logicamente io ho messo anche una cipria sopra. Comunque mi sta piacendo tantissimo. Il problema è che comunque inizia a fare caldo e volevo appunto un fondotinta che non risultasse troppo pesante e comunque con un inci buono, perché ho visto che gli altri, per esempio quello di Kiko che ho, mi sta un po' troppo pesante come texture e mi sta facendo uscire qualche brufoletto nella fronte, quindi ho preferito prendere quello. Poi ho preso il rossetto della nuova collezione, i Desert Allure, e sono, non lo so che collezione sono, comunque sono della nuova collezione, non so questi, e io ho preso il Sakura Mochi, sì, pensavo fosse molto più nude, invece è una colorazione, non lo so, di giorno dipende da come mi trucco, se mi trucco pesante non mi piace tantissimo, però è una colorazione molto molto bella. Allora, col caldo si sta un po' squagliando. È un po' bello, bello cremosetto. Però ho notato che una volta steso sulle labbra, magari tamponato con una velina o comunque lasciato asciugare, il colore rimane bello pieno nelle labbra. Poi comunque vedete, è bello pieno. Una volta tamponato con la velina, magari con un po' di cipria, il colore tende a durare, va via il lucido, cioè comunque va via la parte lucida che vedete, e però rimane un bel colore nelle labbra comunque anche dopo. Dovete comunque ritoccarlo se mangiate o se passano 2 o 3 ore, però sapevo che non era un rossetto a lunghissima tenuta, quindi va più che bene. E poi ho preso due matite.
Una era in omaggio, cioè ho preso due matite più una che era in omaggio. Allora io ho preso appunto per abbinarla al rossetto la pastello della nuova linea, la Claude. Sì, è proprio molto simile. Adesso ho tolto lo swatch del rossetto, però vabbè, comunque più o meno ci siamo lì come tonalità. E poi ne ho preso una molto molto più chiara che la volevo. Psiche, vediamo se riesco a fare lo swatch perché questa è abbastanza utilizzata. Devo rifare la punta. Sì, riesco a fare almeno lo swatch. Guardate che bella, proprio questo è proprio il colore delle mie labbra quasi. A volte se la metto sembra che non ho niente perché sembra proprio il colore delle mie labbra. E poi in omaggio mi hanno regalato una matita occhi che volendo si può usare anche per le labbra, però questa è la Gioia, Gioia Rose, Gioia Rose, è un colore bellissimo, un rosa glitterato che va un po' sul gold. Guardate che bella, la brena, oggi non ce l'ho, è una cosa fenomenale, è splendida davvero, bellissima. E niente, poi invece dal sito Your Cosmetics, se volete sapere qualche prezzo, ve lo dico molto molto volentieri. Ora non me li ricordo lì per lì, oppure che si spenga la videocamera, vado avanti. Dal sito Your Cosmetics, praticamente è un brand che fa dei prodotti cruelty free. Si spera che sia cruelty free, vedete. Ho preso molti pennelli, tutti in setole naturali, assolutamente tutte setole naturali. Ho preso, non li ho ancora, alcuni non li ho neanche ancora lavati. Questo per esempio che è per il blush. Questo è da sfumatura, tutti a 3 euro circa. Poi ho preso questo per le sopracciglia, per definire le sopracciglia, perché ogni volta devo usare devo usare questa matita più l'altra che uso di Nabla, quindi questa per pettinarle e quella di Nabla per disegnarle, invece volevo comunque il metti a fuoco, ok. Invece volevo appunto il pennello in apposito, questo piccolissimo per le zone, magari per l'interno dell'occhio o per la punta estrema dell'occhio. E poi questi due che sono purtroppo sporchi, ve li faccio vedere. Questo appunto da sfumatura e quest'altro più piccolino che li ho usati stamattina, sempre da sfumatura, però più cicciotto, più bombato. Poi ho preso due terre. In realtà io volevo una cipria un po' più scura da utilizzare quando mi abbronzo un pochino, ma comunque sono due terre, entrambe sono piuttosto scure, tra l'altro troppo aranciate per me, però comunque le utilizzo come blush o per fare un po' di sculpting, così magari una la lascio dal mio ragazzo, insomma, per non portarmi sempre i trucchi appresso. E ho preso questa che nella tonalità Fluxen, che è quella un po' più chiara, forse quella media, e questa bronze, quindi Fluxen e bronze, che sono una un po' media, una un po' media, una media e una un po' più chiara. Sono piccoline come packaging, infatti le ho pagate 3 euro, non le ho, vedete, un po' aranciata, da utilizzare in tutto il viso, non è il massimo, vedete qui, non è il massimo da utilizzare in tutto il viso, però insomma, chissà, quando sono magari un po' più abbronzata, ora vediamo. Questa invece è la più scura, quella bronze, sicuramente la utilizzerò come blush, perché oh, questa sì che l'ho aperta, ok, è questa. Anzi, vi dirò, forse questa è più fredda, è meno aranciata. Forse questa è meglio di questa, perché una risulta un po' aranciata, l'altra un po' più fredda. Ma sì, mettiamola a confronto. Una e due. Boh, questa è la più scura, questa è quella più aranciata. Non lo so, vediamo, comunque le studio, vi farò sapere un pochettino.
come se non bastasse ancora, non ho preso abbastanza blush, ho preso questo trio di colori. Questa è blush and bronzer, è una palettina appunto che ha praticamente due blush e una mini terra. I packaging insomma sono un po' così, però vabbè, costano 3 euro questi prodotti, non possiamo pretendere chissà che cosa. Questa è molto carina, mi piaceva tantissimo il blush questo, molto 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 carino. Vediamo dov'è, mettiamo qui, guardate che bello, molto molto bello. Questo invece è il blush più rosato. Oh mamma, più rosato insomma, sì, poi è più rosato comunque, però è bella pigmentata, sono un po' polverosi come polveri, però sono ben pigmentati a quanto vedo. Poi ho preso sempre di You Are Cosmetics una tinta labbra che non lo so, dal sito era un colore, poi mi è arrivata di un altro colore, Plum. Nel sito sembrava, ecco qui la confezione, sembrava un nude malva, invece mi è arrivato questo. Insomma, non è la tipologia di colore che io uso. Il colore è molto molto acceso e molto scuro. Io non uso questi colori. Vedete? Anche no. Vabbè, lì perché comunque ho sbagliato sicuramente io. Non lo so. Pensavo di ordinare un nude malva. Per intenderci, come ve lo posso... Per intenderci come questo, ecco, io volevo una cosa del genere, ma in effetti era più una cosa del genere nel sito, ma mi è arrivato questo. Vabbè, pazienza. Poi per finire, forse la batteria dura. Per finire vi faccio vedere cosa ho acquistato da Kiko, ma vi parlo di aprile quando ero in ferie. Ho acquistato allora matita per sopracciglia della collezione Green Me. Ho buttato la scatola perché sinceramente sono piena di scatoline, adesso butterò anche tutte queste, una volta che ve le ho fatte vedere le butto. Allora, questa matita, insomma, io ho preso la 01, questo colore che è quello per le bionde. Allora, il problema è uno, il problema è che è una matita con una mina molto grossa, ecco qua. Ha la mina molto grossa, io ora sono abituata a questo genere di matita. Questa è quella di Nabla, la Brow Divine, guardate un po' la differenza. Io ormai sì, vedete, si vede benissimo. Io ormai sono abituata con questa matita, non so perché ho preso questa. Non lo so, forse perché quando vedo prodotti per sopracciglia nuovi dico voglio provarlo, voglio provarlo. Perché ormai sono in fissa con le sopracciglia disegnate e in ordine. Comunque è molto grossa e in più non è così fredda come nel tappo. Se io faccio uno swatch qui risulta, cioè sembra fredda, ma su di me sembra molto molto gialla. Facciamo il paragone con la Brow Divine di Nabla. A confronto sembrano molto molto simili, però vi assicuro che sulle mie sopracciglia risalta molto la parte dorata, a meno che non sono io fissata, perché siccome sono fissata per i capelli, che me li vedo sempre gialli, sono fissata per le sopracciglia che non voglio le matite arancioni. Vedo persone che hanno le sopracciglia rosse, magari sono bionde con le sopracciglia rosse, ma si vede che sono proprio disegnate, oppure arancioni, non ce la faccio. Magari sta bene a loro, io non mi ci posso vedere. Comunque, niente, la sto usando. In più la devo praticamente temperare tantissimo perché per fare ricreare il disegno del peletto devo stare lì a essere molto molto precisa. Si sta spegnendo la videocamera, se si spegne proseguiremo dopo. Io vado avanti comunque finché posso. Poi ho preso il mascara, questo
nella Frisol, questo marroncino mi ci sto trovando bene, mi piace molto, è un bel mascara, non è marroncino, è più un borgogna, mi piace molto, questo sì mi sta piacendo. E poi avevo preso la matita abbinata, questi sono prodotti che, sì, sempre della Frisol, mi piace tantissimo questa matita, è un bellissimo borgogna, mi sta molto molto bene, eccola qui. E credo che che continuerò tra poco perché è scarica la videocamera. Ci vediamo tra poco. Eccomi ragazzi, con l'altra parte del video. Sono andata a pranzare, nel frattempo ho messo la videocamera in carica. Vi stavo parlando appunto degli acquisti Kiko che ho fatto. Vi ho fatto vedere matita, vi ho fatto vedere il mascara, vi ho fatto vedere matita color borgogna, sempre della linea Frisol, la numero 5, che mi è piaciuta tantissimo, sia la matita che il mascara. Poi vabbè, tralasciando quella per sopracciglia, che lì è comunque anche un fatto mio personale, che mi trovo meglio con determinati prodotti. Il problema sono stati questi due prodotti. Allora, sia io ho acquistato sempre della Frisol questo prodotto per sopracciglia, che allora non ho capito in realtà come funziona, perché magari o sono così io che non capisco, oppure il prodotto è fallato, perché o questa confezione non funziona come dovrebbe, o assolutamente il prodotto è una ciofeca in pratica. Allora, si tratta di un prodotto per sopracciglia Peel Off Brow, quindi un brow gel per sopracciglia. Praticamente si presenta in questa confezione con questo pennellino. La commessa ce l'aveva in quel momento quando l'ho comprato, per questo io l'ho acquistato. Aveva un bellissimo effetto, queste sopracciglia molto belle, definite. Sembrava un effetto, non dico tatuaggio, molto più naturale. Quindi io ho detto: ah sì, se me ne fa così, me lo prendo. Io ho preso la colorazione 02, che in realtà può sembrare molto scuro, ma applicato comunque addosso non è così tanto scuro, anzi, è proprio un effetto per bionde. Cioè, dunque, allora io lo swatcho adesso, lo lasciamo asciugare un paio di minuti. Poi nel frattempo vi parlo dell'altro prodotto e poi vediamo insieme come funziona. Vedete, il prodotto appena applicato è così, ha questa colorazione. Ora si deve. Comunque è, vedete, molto lucido, si deve asciugare. Si va a togliere la pellicola trasparente e dovrebbe lasciare il residuo di colore. Posso anche parlarvene, magari dopo vi faccio vedere come lo tolgo. Comunque il problema è questo, che sulla pelle, io al momento l'ho swatchato, c'era mosca, vabbè. Dopo un po', ho tolto appunto la pellicola e l'effetto era bellissimo, il colore era bellissimo. Il problema è questo: sulle mie sopracciglia, sulle sopracciglia in generale, che hanno i peletti, esce una grandissima cacata, perché praticamente, cioè voi non andate, quando fate le sopracciglia, non andate a fare, cioè andate a fare così con la matita, insomma, dei piccoli, per intenderci. Cioè, vado a fare così, quindi dei piccoli segnettini. Con questo prodotto qui è impossibile, dovete per forza fare una striscia di, ecco, una striscia di applicazione, che con questo pennello è impossibile, perché comunque è molto grosso, vedete? Cioè sì, io potrei anche farlo, però mi rimane una striscia proprio orribile nel sopracciglio. Cosa succede? Come ho fatto? Io sono andata a mettere a fare così, questi movimenti come facevo con la matita nel sopracciglio. Una volta che dovevo togliere il prodotto in eccesso, quindi togliere quella sorta di pellicola, non capivo più niente, cioè non era una forma bella deficiente. Io potrei anche farlo adesso, però cioè, esce un pasticcio. Non mi sono fatta neanche foto perché, oddio, non posso farmi foto. Comunque, esce un pasticcio. Sono uscite tanti piccoli segni. Quando facevo così per toglierlo, in pratica,
Cioè, ho tolto tutto, cioè non si capiva niente. Avevo questi due sopracciglioni di questo colore qui, che, cioè, allibita di questo prodotto che avevo pagato intorno agli 8 euro, tra l'altro. Quindi adesso, io dopo questo prodotto ho capito innanzitutto quali sono i prodotti validi e i prodotti no. Quando ho acquistato questo prodotto, sono giunta alla conclusione che innanzitutto, quando si acquista un prodotto nuovo, è meglio sempre prima guardare dei video su internet, su YouTube. Adesso ormai, quando esce un prodotto, ci sono tantissime recensioni, guardare sempre le recensioni positive, guardare le recensioni negative. Cioè, capire se veramente quel prodotto veramente funziona. Ok, che sono 8 euro, cavolo, mi cambiano la vita 8 euro, però fa rabbia perché comunque sul mercato ci propinano delle cazzate proprio, delle schifezze che noi lì per lì, oh, che bello, preso dall'entusiasmo, compriamo e poi ci buttiamo i soldi. Cioè, c'è gente che muore di fame e mi fa una rabbia questa, ma poi anche nei miei confronti, su me stessa, che dico, cavolo, come fai a cascare su queste strategie comunque di mercato, perché fanno uscire tutte queste belle collezioni con tanti, ma non solo chicco. Adesso io sto prendendo come esempio chicco, però vedete anche questo prodotto qui, che cavolo, adesso vado, l'ho pagato 4 euro, 8 più 4, cioè facciamo i calcoli di tutti i soldi che ci buttiamo all'anno. Vabbè, un piccolo sfogo che comunque ci tenevo a fare. E poi l'altro prodotto è questo. Questa è matita della Gold Waves. Questa è la nuova collezione. Matita labbra, io ho preso la 02, un bellissimo colore, niente da dire. Un bel marrone caldo. Mi vedete mai voi con questi colori? No, quindi lì sono anche io che mi prendo l'80% della colpa, perché comunque acquisto cose che lì al momento sono bellissime, poi me le vado a mettere a casa e sono orribili su di me. Comunque, questa matita è una matita che mi è piaciuta tantissimo, la 02. La stendo sulle labbra, un bellissimo colore, anche piuttosto freddo. La stendo sulle labbra e si spezza la punta. Ora, io la punta l'ho rifatta. E non per fare questo video, ma per averla pronta per quando la voglio usare. Si spezza, cioè la utilizzo e si spezza la punta. Ho detto, spero che non mi succeda la stessa cosa con l'altra matita che avevo, che me la sta regalata da mia cognata. La vado a temperare e faccio, una volta l'ho usata quella matita, la vado a temperare, questo moscerino adesso sta facendo uscire fuori di testa, e la vado a temperare ed era vuota, non c'era più niente dentro. Comunque, e non c'era più la punta, l'ho ritemperata, per ora la punta sta ancora reggendo, quindi vabbè, non l'ho mai usata, l'ho usata una volta, quindi spero di sfruttarla. Comunque, io traggo una conclusione. Adesso, a prescindere da, cioè, vedete, adesso per riprendere il discorso, vedete anche queste terre, una è troppo aranciata, io non so se la andrò a utilizzare per lo scopo che volevo usarla. Sì, la utilizzerò perché l'ho comprata, però non era quello che io volevo. Vabbè, chiudiamo questo capitolo. Per chiudere tutta questa cioè, tutte queste chiacchiere, cerchiamo di stare attenti a quello che compriamo. Io in primis, io lo dico, ma sono la prima che deve stare attenta a quello che compra. Non sto più comprando come prima. Infatti, se notate, non vedete più video di haul stratosferici, a parte quello di acqua e sapone, ok, che sono profumi, ma sono tutte cose che uso. Però di trucchi, questi trucchi li ho comprati dopo tutto un inverno che non compravo trucchi, quindi adesso ancora di più mi tratterrò dal comprarne, perché comunque, soprattutto su Kiko, se prima andavo subito a comprare 5 pezzi della nuova collezione, adesso non ne compro. Compro quello che mi interessa. Per esempio, ho visto una palettina molto carina, quelle della Green Me sono molto carine le palette, però comunque ne ho tante, sfrutterò quelle, e chissà, magari mi comprerò quella di Clio, che mi piace tantissimo lo stesso.
Niente, con tutti questi discorsi vi lascio, riordino questo casino perché voi non lo vedete, ma io ve lo faccio vedere il casino che c'è. Ecco, guardate qua, c'è proprio un... Ho buttato tutte le cose, così alla rinfusa, ho alla stanza un casino come potete vedere. E niente, ogni tanto la videocamera prima era scarica, poi mi ha dato memoria piena, a posto. Comunque nel frattempo ho tolto la pellicola del prodotto per sopracciglia e questo è il risultato. Quindi, cioè, come si può notare, praticamente togliendo quella pellicola il risultato è carino, anche nella sopracciglia è una cosa inguardabile. O sono io, che non riesco a farlo bene. Boh, comunque. Per ora non acquisterò più prodotti a meno che non sono sicura al 100% del risultato. Quindi vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!